diventare qualcuno, che brutta parola, cioè a essere, avere un lavoro nella propria vita e saperlo fare è sangue, sudore, fatiche, lacrime. Non ci si improvvisa, come ripeto, non ci si improvvisa da un giorno all'altro chirurgo. Ci sono 8 anni, e ci sono gli 8 anni di medicina, adesso credo che siano 6, però comunque c'è tutta la scuola di medicina da seguire. Come dire, tutta l'università di medicina da seguire. Un musicista nella sua vita sa che anche se è arrivato al top, è arrivato alla cima dei suoi ragionamenti, del suo studio, non avrò mai finito di studiare perché ogni giorno imparerà qualcosa di nuovo. E pensate semplicemente al fatto che anche io ho fatto il mio primo workshop di musica afro-peruana e non l'ho mai saputo in vita mia. Sì, sapevo che il Caon avesse la prerogativa, però la stessa identica cosa 400 milioni di volte. Un cajunista quando arriva a un livello avanzato non ha finito il suo lavoro. Anzi, l'ha appena cominciato. L'ha appena cominciato, ragazzi. Devo essere proprio. Cioè, devo essere dura. Devo essere dura. Non fate il caos. Non suonate il caos. Se voi credete di arrivare all'apice del vostro studio e non studiare più, non fatelo. Continuate a studiare. La prima cosa è continuare a studiare. Farsi il, perdonatemi la parola, mazzo, mazzo proprio totale a 365 gradi, perché davvero suonare il caon è questo, farsi il mazzo cubico a 365.000 gradi, studiare, farsi venire cali, farsi venire mal di schiena, farsi venire l'esaurimento nervoso con gli esercizi, perché anche quello capita. Però non crediate che suonare il caon sia una cosa che si può fare in 2 giorni, perché ci vuole tempo. Ci vuole tempo, fatica, sudore, lacrime. Anche lacrime. Veramente lacrime. Non sto scherzando. Ragazzi, io adesso comincio a insegnare il Caon e comincio a vedere anche il Caon da un altro punto di vista. Comincio a vedere il Caon dal punto di vista dell'insegnamento, che è un punto di vista completamente, letteralmente diverso dal punto di vista del suonare, vi ripeto, è tutta un'altra cosa. Tu non puoi, come si dice, non puoi cominciare anche minimamente a studiare il caon, se non sei pronto a darti anima e corpo. Questa è la cosa più importante. E poi soprattutto se non hai competenze musicali, non suonarci. Cioè, a parte che bisognerebbe fare tutto il ragionamento sul discorso del senso del ritmo, come si fa a sviluppare il senso del ritmo. Ma poi ho iniziato anch'io a insegnare caon da talmente poco tempo che non posso fare più discorsi da insegnanti veri e propri, perché davvero sono la mia seconda lezione, cioè ho insegnato solo due lezioni ai miei allievi. Quindi è ancora presto anche per me, cioè per raccontarvi queste cose. Racconterò di come fare a insegnare il senso del ritmo alle persone. Vabbè, questo è un po' difficile, perché comunque la maggior parte delle volte il senso del ritmo è nato, ce l'abbiamo fin da quando siamo nati. Chiunque nella sua vita batte il tempo con le mani a qualunque canzone senta, ma da lì a battere il tempo con le mani, così, a suonare il caon, ce ne passa. Uno dei prerequisiti, secondo me, opinioni mie, uno dei prerequisiti, secondo me, quando si impara a suonare il caon, è proprio, ovviamente, aprirsi a 360 gradi, soprattutto. E soprattutto non volere tutto subito, perché il caon è uno dei pochi strumenti, secondo me, dopo 8 anni che lo suono, dove questo non funziona. Non si può, come si dice, non si diventerebbe mai chirurghi in un giorno, come non si può diventare caponeros in un giorno. Certo, potrei fare i ritmi base, potrei suonare tun, 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 tun con le mani, ma è come se un batterista, cioè come se un batterista il giorno dopo sapesse già suonare Smell Like the Spirit. Like the Spirit, cioè, ragazzi,
Anche Nirvana a comporre il loro capolavoro ci hanno messo anni, 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 anni. Anche un cane impara a sotterrare l'osso a furia di tentativi. Cioè, un cane ci mette 2 anni a capire come si sotterrano gli ossi. Non lo capiscono subito i cani. Cioè, i cani, cioè, provano una volta, provano una seconda volta, provano una terza volta, magari la quarta volta riescono. Sempre questo paragone canino. Cioè, noi non siamo, siccome noi non siamo cani, siamo dotati di ragione. Usiamola, cioè, usiamola soprattutto nello studiare gli strumenti musicali e nell'avere sempre obiettivi realistici, mi hanno sempre detto tutta la vita. Tu devi avere obiettivi realistici quando suoni, devi sapere esattamente quello che tu puoi fare, quello a cui tu puoi arrivare soggettivamente, e lì nel caso ti aiutano gli insegnanti. Ci sono per questo gli insegnanti, per cercare di farti capire qual è il tuo percorso migliore, come arrivare a fare le cose senza svenarci, soprattutto in soldi, fatica, denaro, soprattutto e anche senza farti male, cioè proprio in modo da non farti venire gli infortuni, perché anche gli infortuni, cioè anche i dolori vengono se tu impari a suonare il chiaon in maniera scorretta, ti vengono anche centinaia di dolori, quindi comincerò a fare un po' più di chiarezza anche su questo argomento, perché male non fa sapere esattamente cosa non è il chiaon, soprattutto. Cioè, non è che, cioè, ragazzi, bisogna fare un po' di chiarezza su questo argomento, soprattutto per me, cammino mi calmo perché ho una certa età. Per i miei allievi che cominceranno a capire davvero che cos'è il cavolo, a parte che lo capiscono perfettamente, e per le persone che ancora oggi mi dicono: oh, ma tanto tu puoi fare quello che vuoi, perché tanto tu basta che tieni il tempo, cioè basta che fai, tra virgolette, rumore e capisci, cioè capite che ancora dopo 8 anni questa cosa del fai rumore mi salta un po' la schiribizza. Perdonatemi, perdonatemi davvero, ne ho sentite di ogni. Ne ho sentite di ogni a proposito del Caon, che potrei davvero scriverci un libro, lo sto facendo. Quindi, ragazzi, dovete avere obiettivi realistici. Sembra una parola così lunga, ma dovete avere obiettivi realistici nella vostra zucca, nella testolina. Dovete avere obiettivi realistici. Non si diventa caponero sì 15 giorni, non si diventa caponero sì in un mese, non si diventa caponero sì in 2 anni, si diventa caponero sì in 8 anni come me, perché io sono all'ottavo anno, per esempio, e dopo un anno già i primi ritmi base li puoi fare, perché io dopo il primo anno sapevo già fare i ritmi base, forse perché io ero anche un po' avvantaggiato col senso del ritmo, ma le persone, ognuna è diversa. È soggettivo. Imparare il caone è soggettivo barra oggettivo. Perché hai dei programmi per insegnare il caone, come hai davanti alunni completamente diversi. Allievi completamente diversi. Ho una certa età, non posso più. Non fatemi più queste cose, perché veramente ho una certa età, tra un po' mi scoppieranno le coronarie. Infatti è un po' presto, quasi 40 anni. Però comunque, ragazzi, non fatemi sentire più queste cose davvero. Faccio chiarezza una volta per tutte. Certo, sono disponibilissima a insegnare Kaon alla mia amica e vi racconterò come lavorerò con lei, in modo da non è che le farò imparare a suonare Kaon in 15 giorni, perché sarei una pazza a dire che ho insegnato a suonare Kaon alla mia amica in 15 giorni, ma almeno gli porterò qualcosa. Ti porterò qualcosa del mondo cagionistico, qualcosa che in 4 lezioni magari non potrei imparare, ma con le lezioni private cercherò di portarle, perché farò anche lezione privata con lei. E quindi il ragionamento delle lezioni private è un altro paio di maniche rispetto alle lezioni di gruppo, perché adesso oltre alle lezioni di gruppo, ma non che, cominciano anche a chiedermi le lezioni private. Cioè io, ragazzi, tra un po' veramente, cioè, io
che sono stufa di sentire che il cane è solo rumore. Dopo 8 anni. Non sono stufa, perdonatemi, un piccolo sfogo personale. E non c'è niente di... Non ci sono riferimenti a cose e persone in questo momento. È solo un piccolo sfogo da cane, da cagionista, quale sono. Punto e basta. È solo questo. Al prossimo posto.